Per i frontalieri chiediamo rispetto. Non è possibile che il governo riveda gli accordi e i trattati andando ad applicare delle imposizioni fiscali che sostanzialmente li spremeranno come dei limoni. Noi chiediamo con le nostre mozioni che vengano quindi mantenuti i livelli di tassazione precedenti alla revisione degli accordi che sta facendo il governo Renzi, ricordando che il territorio di confine ha delle specialità e non è uguale a nessun altro. Sono lavoratori costretti ad andare all'estero tutti i giorni a lavorare, sono lavoratori che non hanno le certezze che hanno i lavoratori italiani sul posto di lavoro. Non è possibile, tra l'altro, che gli accordi siano mantenuti segreti, che si sappiano solo dei brandelli, e soprattutto la cosa che non vogliamo è che siano scambiati i lavoratori con gli interessi dei grandi capitali, tant'è che questo accordo è inserito appunto in quello che viene chiamato il rientro dei capitali illecitamente trasportati all'estero. Nulla che ha a che fare con i lavoratori transfrontalieri onesti italiani.